16 chilometri, poco meno dalla conclusione. E siccome ci sono interessanti prospettive anche in funzione di una nuova possibile classifica generale, io, dopo aver salutato nuovamente Roberto Collini, già a suo tempo team leader della squadra ciclistica al Giro d'Italia per Radio 1 Rai e per il grande ciclismo trasmesso sulle nostre frequenze, ciao Roberto di nuovo. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ciao anche a Francesco Guidolin, che avrà il compito di andare in corsa subito sulla moto di Massimo Ghirotto. Ciao. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, linea subito a Massimo Ghirotto perché la corsa sta entrando proprio nel vivo. E allora mister, quando mancano 2 chilometri al Gran Premio della Montagna di Valle, la situazione è questa: Michael Nieve solo al comando, a 50 secondi Visconti, Dombrovski e Montaguti a 1.04, De Niffel e Folliforov a 1.40, qua si lotta per la tappa, ma probabilmente dietro c'è la maglia rosa, e la maglia rosa è segnalata a 2 minuti e 25, sempre che sia ancora davanti. Paco, e lo chiediamo subito Massimo, proprio alla Moto2, io ringrazio anzitutto i vostri piloti, Mario Conti, Massimo Saulini, c'è ancora Jungels nel gruppetto Nibali, Valverde e Chavez, lo chiedo ad Antonello Brughini, Moto2. La maglia rosa è in leggera difficoltà, si è staccata, non c'è più, sta faticando, pedala molto duro, adesso pedala seduto comunque sul suo volto, i segni della fatica ma soprattutto i segni della sofferenza. Ci sono state schermaglie fino a qualche minuto fa, prima c'è stato Valverde che ha tentato l'attacco, subito ripreso da Nibali che a sua volta ha provato ad allungare ma è stato a sua volta ancora ripreso dal corridore spagnolo. Insomma è un finale intensissimo, ma ripetiamo ancora, la maglia rosa è in affanno. E grazie naturalmente ai nostri ospiti per averci raggiunto in postazione sulle strade del Friuli. Roberto Collini, cosa può dire ancora a questa tappa? Ma la maglia rosa dovrebbe avere adesso un distacco di 25 secondi, credo, dal gruppetto di Nibali, circa orientativamente. È una tappa molto nervosa, all'insegna del nervosismo. Vediamo ora cosa succede in discesa, se si punzecchieranno ancora. C'è stato poco fa un attacco di Nibali che però è stato quasi subito rintuzzato. Con particolare curiosità stavamo seguendo insieme a Guidolina anche la prova di Chavez, terzo incontro. Comodo potenziale o realtà effettiva per poter vincere il giro, Francesco? Direi che è una realtà, è un corridore che sta maturando anno dopo anno, fortissimo in salita, non ha la pressione addosso degli altri, di Vincenzo prima di tutto, perché Vincenzo è chiaro, è il candidato numero uno alla vittoria finale, ma non è semplice perché gli avversari sono tutti molto forti, e Chavez è uno di questi, perché secondo me durerà fino alla fine. Adesso andiamo in corsa con doppio giro, Moto 1, Moto 2, due interventi per parte e poi linea al palco. Ghirotto. E allora poco più di 1 chilometro verso il Gran Premio della Montagna per Michael Nieve, ottimo scalatore, pedala molto bene, perfetto nei tornanti, sempre a rapporto molto agile, affiancato dalla propria ammiraglia, guidato da David Cioni, ex professionista. Lo dicevamo, questo è un ottimo scalatore, ormai manca 1 chilometro al Gran Premio della Montagna e quindi si preavvisa secondo me una vittoria importante. Dietro c'è Visconti che cerca di avvicinarsi ma non riesce più di tanto. E sempre su 50 secondi lo svantaggio dell'italiano. Antonello. Ha perso terreno la maglia rossa il giovanissimo lussemburghese Bob Jungels, che adesso pedala insieme a Data Puma e da Essiedal, solo in 3, curva a sinistra, pedalata molto molto dura, sta cercando di recuperare terreno la maglia rossa, ma sarà durissima. Alle nostre spalle abbiamo appena superato invece Damiano Cudego, lo ricordiamo ancora, leader degli scalatori. Linea a te Massimo Ghirotto. Siamo a 590 metri, si deve arrivare a 678 metri per raggiungere il Gran Premio della Montagna. Strada molto stretta, non più di 3 metri la larghezza, e Nieve che si alza sui pedali, seguito insomma sempre da Visconti, ma io in questo momento sto cercando attraverso gli alberi di scorgere la figura del siciliano, ma non si vede. Antonello. E adesso noi siamo appena dietro a Dupont, il corridore della Jeux Dessert, abbiamo superato il terzetto composto dalla maglia rosa che stringe i denti, non intende mollare Bob Jungels, ma come detto la salita è durissima, quindi perderà sicuramente terreno rispetto al vincitore di quest'oggi. Adesso superiamo anche il numero 4 Dupont, ancora una curva a sinistra, curve e controcurve, una salita anche questa molto molto impegnativa, a questo punto linea al traguardo. E naturalmente faremo un altro doppio giro prima del termine della salita, poi mi raccomando
discesa molto pericolosa, quindi occhio ragazzi con le motociclette. Ci sono novità sul gruppo della maglia rosa, del gruppo degli inseguitori, con Nibali che probabilmente tenta qualcosa, vero Brughini? Ce l'ha lungo, convinto e determinato di Vincenzo Nibali, proprio nell'ultimo tratto in salita, adesso è scomparso dai nostri radar, c'è una curva a sinistra, siamo coperti dalla vegetazione, comunque l'attacco è l'allungo di Vincenzo Nibali, a voi. Grazie, prove d'allungo, Guidolin, non è stato uno scatto secco, ancora una volta interlocutorio, no? Ma è la seconda volta che prova in salita Vincenzo, si vede che sta bene, si vede che ha le gambe buone, si vede che sta tentando di scollinare con qualche metro di vantaggio per poi magari buttarsi giù in discesa con le sue qualità eccezionali di discesista, oppure sta cercando di assaggiare, o come dire, misurare la febbre, come si dice in gergo, ai suoi antagonisti, però è quello che attacca di più, è quello che sta cercando il colpo, il numero più di tutti gli altri. Valverde gioca di rimessa, gioca in difesa, e la maglia rosa fino all'ultimo scatto di Nibali non era andata alla deriva, aveva solo una ventina di secondi di svantaggio. Adesso vedremo sulla discesa che sta per cominciare per il primo Pernieve, che dovrebbe vincere la tappa. Ghirotto, la tua posizione, cosa ci racconti, ultimi tornanti della salita? Esattamente, superato il Gran Premio della Montagna di Valle, si scende rapidamente, e il mister credo abbia proprio ragione. Michael Nieve, classe 84, corridore della Sky, ha avuto via libera dopo l'abbandono di Landa, è un ottimo scalatore, un discesista anche, mi ha un po' sorpreso prima, ha fatto un'ottima discesa, delle ottime traiettorie, sempre in sicurezza. Paico. Noi invece accompagniamo Visconti per dare anche a Massimo Ghirotto, oltre che naturalmente ai nostri radioascoltatori, in tempo reale il distacco dell'inseguitore. Si alza sui pedali Visconti, vede in fondo al rettilineo lo striscione del traguardo volante, maglia azzurra, sono già passati 53 secondi, 13 chilometri alla conclusione, 57 secondi sarà adesso Francesco Guidolin a dare la linea alla moto di Antonello Brughini per gli ultimi tornanti del Passo della Valle. Beh, se non succede qualcosa di particolare a Nieve, è sicuramente in vantaggio rispetto a tutti per vincere questa tappa, ma facciamocelo raccontare da Antonello Brughini, gli diamo subito la linea. Grazie, noi siamo a circa 400 metri dunque dal Gran Premio della Montagna di seconda categoria, intanto abbiamo superato anche il corridore della Sky e Now, adesso abbiamo una curva a destra, vediamo comunque Vincenzo Nibali che continua a pedalare in maniera molto molto determinata, ci sono state dunque schermaglie, si punzecchiano soprattutto Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde, i due super favoriti per la vittoria di questa tappa. Grazie Antonello Brughini, adesso attenzione in discesa, vi coinvolgeremo appena sarà possibile, il tempo dei commenti. Roberto Collini, diciamo subito che questa tappa comunque un po' di selezione l'ha fatta, di Jungels si poteva anche prevedere, Chavez ha risposto alla grande, Pozzo Vivo oggi è qui, e questo Zakarin insomma sbuffa come una locomotiva, però è riuscito a mantenere la ruota dei migliori. Sì, essendo ancora un corridore longilineo fa un po' fatica ma rimane lì. Credo però che ci sia un momento proprio di particolare difficoltà da parte della maglia rosa, non so se possiamo andare sulla moto di Brughini e seguire questa fase, perché mi sembra che sia particolarmente interessante per gli effetti proprio della classifica al termine di questa giornata. A questo punto Antonello, non so se tu hai già iniziato la discesa sul gruppo Nibali Valverde, Antonello, confermalo. L'abbiamo cominciata da pochissimi metri, comunque confermo la sensazione del nostro grande esperto Roberto Collini, in grandissima difficoltà la maglia rosa, il 23enne Bob Jungels, c'era un po' anche da aspettarselo nonostante comunque lo stato di forma del corridore lussemburghese, comunque oggi è una giornata per lui veramente durissima. 2:47, questo il ritardo di Jungels rispetto a Nieve avviato alla vittoria di tappa. Roberto, tu che conosci queste strade, sono tornanti, discesa molto tecnica, qui si può rilanciare l'azione, pensi che uno tra Valverde e Nibali possa attaccare in discesa o giocano sullo 0-0 a questo punto? Ma a questo punto credo che convenga a entrambi giocare sullo 0-0 per il pareggio in attesa del tappone di domani, non vale la pena forse, Francesco, rischiare in questa fase qui, no? Non credo, sì, sono d'accordo con te, non vale la pena perché ormai siamo vicini al traguardo, ci sono la metà dei chilometri in discesa, l'altra metà in pianura, quindi credo che a questo punto fra i candidati per la vittoria finale non dovrebbe succedere niente. Per la vittoria di tappa Nieve
ha un bel vantaggio rispetto a Visconti. Adesso vediamo se la maglia rosa riesce a rientrare, perché non era molto lontano, se riesce a rientrare sul gruppo dei migliori, nel quale gruppo c'è un corridore che non nominiamo quasi mai, che è Kreuzwijk, che sta andando molto bene, se non sbaglio mi sembra che faccia parte ancora del gruppo degli inseguitori del gruppo di Nibali. Michel Nieve, c'è la moto di Massimo Ghirotto con Visconti all'inseguimento. Come giudichi la posizione di Visconti all'inseguimento ormai di Nieve per cercare un impossibile aggancio e quindi un successo di tappa allo sprint magari ristretto o a supporto di Valverde a questo punto? 10 chilometri esatti alla conclusione, anche una tattica che proviamo a portar fuori attraverso le parole proprio della nostra Moto1. Io credo che Visconti non abbia più nessuna possibilità di prendere Michel Nieve, anche perché la discesa è impegnativa e non credo si possa fare grandi differenze. La strada è molto stretta e in alcuni punti abbiamo persino difficoltà noi a seguire lo spagnolo. Credo che il Visconti in questo momento possa essere un buon punto d'appoggio per Valverde. Vediamo un po' alla fine della discesa cosa succederà, perché lo ricordiamo, alla fine della discesa, andare all'arrivo, ci sono ancora 5-6 chilometri di pianura. Paco. Allora, noi intanto ringraziamo in anticipo i colleghi del giornale radio, perché l'appuntamento flash con l'informazione delle 17 slitterà di qualche minuto, proprio per consentire di non perderci neanche una pedalata di questa interessantissima tappa, la numero 13. 54 secondi il ritardo di Visconti con la maglia rosa, vero Antonello Brughini, che ha avuto qualche problema in discesa rischiando troppo in qualche curva, ce lo confermi Antonello? Te lo confermo, perché ha avuto più di un problema Bob Jungels, che adesso faticosamente sta cercando di rientrare, ma come ho detto non è la sua giornata. Sì, è vero, sta stringendo i denti, ha un grande carattere nonostante i soli 23 anni, però oggi è una giornata per lui molto molto complicata. Noi stiamo viaggiando ad alta velocità, siamo ad oltre 80 km all'ora, siamo in discesa, curve e controcurve. Nibali e Valverde dunque ci hanno provato ripetutamente, si sono stuzzicati, ma anch'io francamente credo che a questo punto della corsa a nessuno dei due convenga rischiare. Grazie, in caso di novità naturalmente soprattutto tu Antonello entra pure in diretta, mentre noi cerchiamo insieme a Roberto Collini e a Francesco Guidolin, non ti ho presentato come allenatore dello Swansea, Francesco mi scuserai, ma oggi sei qui come appassionato, esperto, competente, complimenti comunque per quanto hai fatto nella Premier League. Grazie tante, ma oggi si parla solo di ciclismo, quindi lasciamo perdere il calcio e dedichiamoci a questo meraviglioso sport e a questa meravigliosa tappa. E allora, 1.54 il ritardo del gruppetto Nibali, Valverde e Chavez. Sì, Kreuzwijk, come hai sottolineato. E secondo me la maglia rosa potrebbe anche rientrare. E Jungels è un ottimo corridore, un ragazzo ancora giovane, era chiaro che in una tappa come quella di oggi potesse andare in difficoltà, ma è un ragazzo che si sta difendendo molto bene, grande carattere, non è escluso che riesca a rientrare sul gruppetto dei migliori e salvare la maglia in questa tappa così difficile. La parola d'ordine del Friuli, Roberto, non soltanto Zoncolan, credo si possa dire, qui ci sono tanti percorsi e credo che al di là poi della classica prova sulle Dolomiti, insomma, c'è spazio e terreno per divertirsi. Ma è dolce cavalcare delle colline moreniche, questo, insomma, abbiamo la grande cavalcata delle Alpi, delle Prealpi, e poi questo dondolare delle colline moreniche che è un po' la caratteristica di questo percorso, che è particolarmente suggestivo. Non avrà fatto la grande selezione che tutti forse si aspettavano, auspicavano, comunque è il segno che qualcosa si sta verificando. Francesco. Purtroppo per Jungels si sta verificando che difficilmente, se i dati che abbiamo noi sono quelli veri, c'è quasi un minuto di ritardo della maglia rosa nei confronti del gruppetto di Nibali, ma insomma si sta difendendo bene questo ragazzo così giovane e così interessante che si è messo in luce nella prima parte del giro. E per tornare ai percorsi, i percorsi qui sono veramente fantastici. La motocicletta la chiami? Brughini, lo chiamiamo? Ah, ecco, mi stavo dimenticando di passare la linea al nostro Antonello Brughini. A te Antonello, dici come vanno le cose. Grazie Francesco Guidolin. Dunque, la giornata di grandissima difficoltà di Bob Jungels, al quale comunque vanno gli applausi di tutti gli sportivi, anche i nostri applausi francamente, perché ce la sta mettendo tutta, sta stringendo i denti, ci sta provando. Comunque la giornata, come detto, per lui è molto molto difficile. Adesso Amador sta cercando di rientrare nel gruppo. Ricordiamo comunque che tra Nibali e Valverde è stato comunque un bel duello e speriamo per il bene di questo Giro d'Italia che continui almeno fino all'ultimo. Grazie.
grazie. Adesso andiamo da Massimo Ghirotto per seguire proprio la discesa di Michel Nieve. Prego Massimo, Moto 1, e grazie soprattutto ai vostri piloti Mario Conti e Massimo Saulini. E noi vi diciamo che la difficoltà della discesa per Michel Nieve è terminata in questo momento, 5.500 metri per lo spagnolo, un lungo rettilineo, mi giro, cerco di scorgere così la sagoma di Visconti, ma in realtà ancora non si vede. Mani basse per lo spagnolo, cerca la posizione aerodinamica, posizionato tutto sulla destra, abbassa la testa e cerca la concentrazione, forse sta assaporando la vittoria. Mi rigiro ancora una volta e non vedo ancora spuntare la sagoma di Visconti. Antonello, stiamo viaggiando a 70 km all'ora, curva a destra, strada abbastanza stretta, c'è l'attacco, c'è il tentativo di attacco di Amadori in questa fase della corsa. Noi siamo a 7 km dalla traguardo, quindi seguiamo questa finale intensissima, tre linee massimo. 5 chilometri, poco più, 5 chilometri e 100 metri per Nieve, tutto là sulla sinistra, un leggero vento contrario lo penalizza un pochino, ondeggia un po' con le spalle, adesso in linea di mezzeria si risposta ancora sulla destra, cerca le migliori traiettorie per fare un percorso più corto possibile. 5 all'arrivo, Antonello. Vediamo Vincenzo Nibali che pedala veramente molto bene. Il gruppetto adesso è formato da circa una quindicina di corritori, cercano di parlare soprattutto gli uomini della Astana. Ricordiamo con il campione italiano, con il campione siciliano, ci sono Scarponi e Fuglsang. Adesso siamo in un tratto rettilineo, si viaggia a circa 60 km all'ora, è finita la discesa intanto e siamo a meno 5 dal traguardo, in linea a questo punto al traguardo. Allora ragazzi, io direi, visto che siete posizionati in maniera meravigliosa, balzo di linea con doppio giro, prima però intervento flash anzitutto di Roberto Gollini. Sta pedalando molto bene Michel Nieve, si è trovato in pratica dopo il forfè di Landa Meana a cercare di fare classifica, il ragazzo c'è. Credo che ormai sia una cosa molto lieve per lui l'arrivo, si stia avvicinando rapidamente. Visconti invece mi pare un po' in affanno, ma dovrebbe poter conservare anche lui forse la seconda posizione. Per Nieve un successo meritato dopo aversi messo al servizio di Landa nella prima parte del giro. Allora Guidolin, i grandi, come vedi la loro corsa? Beh, è stata una bella gara, una bella tappa, Nieve la sta meritando, anche se è contro vento e secondo me fa fatica in questi ultimi 4 chilometri, ma i grandi si sono controllati e Vincenzo è stato il più bravo di tutti perché è quello che ha attaccato di più. Adesso vediamo inquadrato la maglia rosa che sta tentando disperatamente di rientrare, ma probabilmente non ce la farà, mentre è rientrato Amador che era staccato dal gruppetto dei primissimi in classifica, lui che è uno degli uomini di classifica, l'altra punta della Movistar, era in leggero ritardo e è rientrato sul gruppetto di Vincenzo Nibali. Noi nominiamo spesso i capitani, una parola per Brambilla se la merita, è stato maglia rosa, sta portando Jungels a limitare i danni, sta tirando solo Brambilla che ha vestito il simbolo del primato. Doppio giro a 3,5 km alla conclusione, adesso è tutta pianura, siete nuovamente posizionati, grazie per il vostro lavoro. Allora torniamo e lasciamo ovviamente a Guidolin il compito di andare in corsa iniziando da Moto 1. Francesco. Allora andiamo subito alla Moto 1 da Massimo Ghirotto che ci racconta il finale. Ciao Massimo, vai. E allora ciao mister, 3500 metri per Michel Nieve, un Michel Nieve costantemente informato dal suo direttore sportivo David Cioni, lo abbiamo detto anche poc'anzi, 3 km all'arrivo, si alza sui pedali, cerca di rilanciare la velocità che in questo momento è di 44 all'ora, e c'è vento mister, c'è vento, lo avevi detto anche tu, e sta ostacolando un po' l'azione di Michel Nieve, ma comunque il ragazzo va. Antonello. È un gruppetto formato da una dozzina di corridori, adesso in testa a questo gruppetto c'è il corridore della Astana Fuglsang, centro gruppo Vincenzo Nibali con la maglia tricolore, chiude invece il gruppo Rigoberto Uran, il capitano e portacolori della Canon. Da qualche istante fa c'è stata una pacca sulla spalla di Vincenzo Nibali a Rafa Maika, adesso si parlano addirittura i due, comunque sembra che ci sia ancora, adesso c'è un tentativo addirittura di allungo, comunque Vincenzo Nibali sempre posizionato in quarta, quinta posizione, Massimo Ghirotto.
C'è tensione in Ammiraglia Sky, si vivono questi ultimi momenti con grande apprensione. Il ragazzo Michael Nieve probabilmente si sta guadagnando e sta vincendo questa tappa, ma tutto può succedere, ma noi insomma non vogliamo dire nulla perché se lo sta meritando. In questo momento serve stradale, tutto sulla destra, ci sono curve e controcurve e ovviamente è la traiettoria migliore che sta cercando appunto il ragazzo spagnolo Antonello. È molto determinato e soprattutto molto concentrato anche Zaccarin, che adesso guida questo gruppetto di circa 12 corridori. Ricordiamo fin qui per lui un ottimo Giro d'Italia, malgrado la disastrosa cronometro del Chianti. Adesso dicevamo in prima posizione c'è proprio Zaccarin, dunque si alternano. Adesso passa in testa proprio Amador, invece Valverde lo vediamo che pedala praticamente alla ruota di Vincenzo Nibali. I due si guardano, continuano ad osservarsi, si scrutano, sicuramente proveranno anche, ma a questo punto non proveranno più perché mancano soltanto 3 chilometri, quindi cerca soltanto di annullarsi a vicenda. A questo punto linea Giovanni Scarabuzzino al traguardo. Grazie Antonello Brughini. Allora, proiettiamoci sulla nuova classifica generale con la Movistar che magari non vince la tappa con Visconti, ma che porterà Amador in vetta alla classifica generale. Roberto Collini, a questo punto la tattica, se arriva alla maglia, possiamo dire indovinata, al di là poi della posizione di Visconti. Certamente, la Movistar dovrebbe portare a casa la maglia, per questo sta anche tirando e si stanno impegnando per mettere sempre più fieno in cascina fra il loro corridore Amador e la maglia rosa. Sì, avevamo visto proprio negli ultimi chilometri, in questo tratto di strada pianeggiante però contro vento, quindi molto pericolosa e molto difficile per i corridori che sono stanchi, la Movistar a tirare a tutta per non consentire alla maglia rosa di rientrare, quindi dare la possibilità ad Amador di diventare questa sera nuova maglia rosa. Ecco, fra un po' Nieve attraverserà Cividale e passerà sul Ponte del Diavolo, abbiamo visto poco fa anche il Diablo Chiappucci qui tra gli ospiti del giro, no? Quindi nomen omen, come si suol dire. Allora c'è tempo per un ultimo intervento di Massimo Ghirotto, che darà la linea a Antonello Brughini e poi l'arrivo di Michael Nieve. 15 secondi a testa, iniziamo da Ghirotto. Palmanova Cividale del Friuli, 13ª tappa, il vincitore è Michael Nieve, ultimo chilometro, Antonello. Di davanti adesso sempre gli uomini della Movistar, sempre Amador, alla ruota praticamente Vincenzo Nibali, chiude il gruppetto di questi 12 corridori il bravo Domenico Pozzovivo, linea al palco. Grazie perché Michael Nieve sta entrando nel rettilineo finale, la curva dei 600 metri, pedala al centro della strada con la divisa sociale nera con inserti azzurri, nero e azzurro è il caschetto del corridore che adesso deterge la fronte al sudore con gli occhiali che comunque gli fanno compagnia anche per evitare i fastidiosi moscerini. Oggi prima giornata di caldo al Giro d'Italia, rilancia la sua azione Michael Nieve, ormai non ci sono dubbi sul suo successo parziale, 350 metri, mentre le ammiraglie vengono deviate. La saluta la sua del Team Sky, Nieve con un colpo di clacson rispondono i suoi direttori sportivi, ormai i dubbi non ce ne sono più al centro della strada. Eccolo Michael Nieve, può addirittura decelerare, gustarsi queste pedalate, questi momenti meravigliosi, alza già le braccia al cielo, bacia la fede sull'anulare sinistro e va a prendersi gli applausi di Cividale del Friuli. Il tutto alle 17:02:50. Roberto Collini aveva detto che la tappa sarebbe arrivata alle 17:03. Beh, ogni tanto facevamo le previsioni una volta e anche in questo caso forse siamo andati molto vicino, abbiamo sbagliato di 10 secondi, va. Vabbè, adesso non esageriamo perché sennò la NASA ti ingaggia per un dopo Rai. Invece aspettiamo anche l'arrivo del gruppetto dei migliori. Al di là di questo successo parziale, parliamo un po' della tattica della Movistar con Amador nuovo leader e con Valverde lì a giocare gomito a gomito con Nibali. Si riparte da questa nuova maglia rosa, adesso intanto sta arrivando Visconti, ottimo secondo posto per lui, non è riuscito a prendere Nieve in salita ma ha fatto una prova generosa. Gesto di rammarico, di disappunto, certo. Perché voleva vincere la tappa. È vero, però il secondo è sempre importante, per fortuna, non solo sempre il primo. Intanto Valverde lancia la volata, perlomeno osserva la posizione di Nibali, sono passati già 58 secondi con il campione di Spagna che si incarica appunto di lanciare l'azione, c'è Amador alle sue spalle, Nibali non perde
perde la ruota, c'è anche Maika per ciò che riguarda questo sprint con il tentativo proprio di Nibali che va a battere Valverde, poi Maika in terza posizione. Questo è il gruppetto dei battuti Amador, la nuova maglia rosa, la tappa è stata vinta da Nieve, Mikel Nieve, appena 24 secondi separavano appunto Jungels da Amador, nuovo leader della corsa rosa.